Alfredo Ricci gongola per la vittoria insperata. L'avvocato Venafrano, astro nascente del centrodestra regionale, è riuscito a sovvertire i pronostici imponendosi con il 52% di voti ponderati sullo sfidante Felice Janiro, sindaco di Frosolone, indicato al tavolo di centrodestra da Vincenzo Niro e Salvatore Micone. Vittoria costruita su due pilastri, coerenza e autonomia, ha affermato Ricci dopo la proclamazione. Il segreto evidentemente è stato un gioco di squadra a livello di amministratori, un gioco di squadra a livello di amici che hanno condiviso dall'inizio questa candidatura, che non è mai stata quella candidatura minoritaria che qualcuno voleva far credere, non è mai stata quella candidatura di protesta che qualcuno voleva far credere, è stata solo una candidatura per rivendicare il ruolo del territorio di questa provincia nella nostra regione, anche per rivendicare la buona politica, quella fatta del contatto con la gente, in questo caso con gli amministratori, contatto condotto in maniera per bene, contatto condotto nel rispetto di tutti, rapporti costanti, rapporti fatti senza alzare i toni, ma rispettando le opinioni di tutti e accompagnando gli amministratori a fare la loro scelta, non imponendola. Credo che questo possa essere il segreto di questo risultato. Aggiungo, probabilmente essere presenti sul territorio, seguire gli amici sul territorio costantemente, non solo in periodo elettorale, forse anche questo è un segreto che paga, e aggiungo ancora forse anche un po' di coerenza nelle posizioni assunte negli anni, anche quando le posizioni potevano essere minoritarie, però coerenza e autonomia poi vengono riconosciuti sia da chi ha condiviso un percorso di strada, sia chi magari in alcuni momenti è stato avversario politico. Felice Janiro è il candidato sconfitto nonostante i favori del pronostico. Per il sindaco di Frosolone è del tutto evidente che Alfredo Ricci ha costruito la sua fortuna elettorale sui voti del centrosinistra. Sempre più evidente che, contrariamente a quanto si predicava nella campagna elettorale riguardo al mio competitor politico che era espressione del centrodestra, è evidente che ha avuto un apporto massivo di tutto il centrosinistra, quindi a sconfessare quanto egli stesso diceva e quanto io altro predicavo in tempi non sospetti. Quelli che sono mancati sono i voti, sono mancati su Agnone, sono mancati su Frosolone sono mancati due voti, punto della sinistra, questo dimostrazione del fatto che la sinistra, anche in barba a un discorso di paese eccetera, ha inteso stringersi attorno a un altro candidato.